Ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Magnus. Ritorniamo sempre qui con Skylanders Imaginators. Abbiamo sempre qui Clemente il Fetente. Lo Skylanders che abbiamo realizzato insieme, lo abbiamo portato al livello 16 e ci ho fatto un piccolo cambiamento. Ho impostato questo tipo di arme, pugni tripla minaccia. L'attacco è sempre 8, però invece di avere l'attacco è sempre 36, però invece di avere 8 in armatura abbiamo 8 in fortuna. Secondo me potrebbe andare un pochettino meglio. Comunque, detto questo, prima di andare avanti ci dedichiamo come al solito a saluti e passiamo in successione con Kazuto Kirigaya, Kevin Tachi, The Best Gamer e Alessandro Sguera. Però spero che questa nuova avventura vi stia piacendo. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un bel like, un bel commento, fatemi sapere la vostra. Detto questo, dobbiamo raccogliere gli ingredienti per la torta. Vediamo dove dobbiamo andare. Luci, luci, andare da questa parte. E noi lo ascoltiamo. C'è un bel topolino qua. Vieni, bel topolino. Vieni, ammazzalo, ammazzalo sto topolino. Magari siamo fortunati e ci becchiamo un bel porzine. E invece ci becchiamo soltanto dell'oro, ragazzi. Solo dell'oro, vabbè. Non fa niente, non è questo l'importante. Usciamo, vai, Clemente, vai. Jetpack sta cercando di procurarsi altri ingredienti, ma ha un problema con un Creation Throne. Aiutalo e recupera quegli ingredienti. Poi magari quando torni mi spieghi cos'è un Creation Throne. Jetpack ha bisogno di nuovo del tuo aiuto sulla corazzata. Dice che è importante se ti interessano gli ingredienti per dolci. Ok, abbiamo capito che in pratica ci dobbiamo dedicare tantissimo a questa raccolta di questi ingredienti. A trovare un po' di pappa, vai. Ok, questo l'abbiamo sbloccato, possiamo entrare. Operazione più guerra. Ok, entriamo. Lo Skylander è un pezzo che non ci si vede. Sembra ieri che abbiamo combattuto insieme per liberare la corazzata dei baroni dei cieli. E forse è stato davvero ieri, o addirittura oggi. Ma in ogni caso c'è un'altra battaglia che ci aspetta. Questa volta il nostro nemico è una stazione di creazione impazzita. Si è messa a sfornare malvagi robot verdi e deve essere distrutta. La nostra stazione di creazione invece sfornerà soldati robot che ci aiuteranno a distruggerla. E vento in poppa! Ok, stai tranquillo, non ti preoccupare. E vediamo, distruggi questo. Ah, sta già, ah, sta qua. Ma questi stanno con noi? No, non credo. Gli Ah no. Skylanders della tecnica sono più forti qui. Ok, ma questi sono nostri amici. Ah, quindi combattiamo insieme. Grande, ragazzi. Gli Una bella Skylanders squadra. della magia sono più forti qui. Sì, vabbè, mettiti d'accordo. Cioè, se stiamo assenti da te, praticamente dobbiamo beccarci 30 Skylanders. Facci combattere. Allora, qua ne vedo già alcuni che si stanno avvicinando. Ragazzi, sto arrivando, Vai, Clemente, vai. Iniziamo subito ad attuare la nostra superpotenza. I Ecco qua, vai. sensei sono più forti qui. Ma non c'è bisogno, noi ci abbiamo, guarda qui, ci abbiamo Osso Chiaro. Vabbè, domani, perché mi sono fissato con Osso Chiaro? Ci abbiamo Clemente. Eccolo qua, guarda. Da quella parte non c'è nessuno, quindi, Arrivo ragazzi, arrivo. Oh, mi hanno becchiato, mi hanno becchiato. Questa mi piace, ora allora la faccio, L'esplosione è fantastica. Vieni qua, vieni. Credo che l'abbiamo distrutto. Aspetta, io avanzo da quest'altra parte. Ci stanno questi che stanno sparando. Attenzione, attenzione, attenzione. Vai, ok. C'è una bella pistola, ragazzo. Oh, aspetta. Questi ci beccano dalla distanza ogni Gli volta. Imaginators sono più forti qui. Capirai. Allora facciamo così, guarda. Arrivo in alto, Arrivo in alto. Che secondo me facciamo prima così. Ecco qua. E vai, vai. Ring. Guarda qua, guarda. Con la mia mossa fantastica dovremmo farcela, Aspetta però, aspetta, aspetta, che ci stanno un po' attaccando qua, È quasi fatta, è quasi fatta. Ok. Ci hanno anche colpito, ma non fa niente. Gran bel lavoro, Skylander. Hai Oggi abbiamo visto? imparato una lezione preziosa. Bisogna diffidare dei robot malvagi. In più, ti sei guadagnato anche questa ricompensa. Dei Quale? sacchi di farina sottratti alla macchina malvagia, da usare Ah, per l'impasto della torta.
Che meraviglia. Andiamo un'altra volta qua, dove stava il puzzo, poi tra parentesi, se non sbaglio, di qua non dovremmo avere problemi. Vai da quest'altra parte, ok. Allora, direi di andare qua. Mi piace la casa, vediamo un pochettino cosa ci dice. Vai, città inguaiata, vai. Aiuto, Skylander! Una creatura di indescrivibile malvagità ha invaso la nostra umile cittadina, nominandosi sindaco, re e persino super re. Ha con sé bombe e mine, sirene di allarme, sgherri malvagi, barricate e porte chiuse, portoni inchiavardati. Ha con sé anche un certo Edgar. Così, se tu potessi aiutarci, diventeremo tuoi amici per sempre, tutti quanti. Vabbè, io ho visto anche fuochi di artificio, veramente. Allora, aspetta un attimo, perché non vorrei... Ok. Sei il migliore, Skylander! Gli Skylanders dell'aria sono più forti qui. Vabbè, ok. Quindi penso che dobbiamo stare un pochettino attenti, perché secondo me... Bella questa cosa. Ho cambiato... Sì, ho cambiato l'attacco. L'ho anche potenziato, ma questi si possono... Ah, ecco, giustamente, perché mi stava un pochettino dando fastidio. Andiamo da quest'altra parte. Ci sono anche i buff gun, ragazzi. Fuoco rapido! Tara, ok. Questo qua l'abbiamo distrutto. Questi penso li possiamo distruggere. No. Ok, andiamo da quest'altra parte. La chiave ce la siamo fregata. Aspetta un attimo, perché qua non ho capito se questo ci conviene anche distruggerlo. No, ok. Mi sa che è meglio andare dall'altra parte. La chiave ce l'abbiamo, possiamo entrare. Credo, vai. Passo dall'altra parte. Bravo, ok. Oh, si è attivata un'altra volta la sirena. Ecco qua, vada qua, vada. Ok, distruggi le sirene. Infatti è quello che stiamo facendo, ragazzi. Fuoco rapido. Ancora, aspetta. Un altro botto giù, vai, ok. Prego, puoi salire. Guardate, guardate Clemente. Che potenza! I Skylanders della tecnica sono più forti qui. Oh sì, un'altra cosa! Il sindaco re super re ha un carro armato! Ma che storia è? In che senso? Allora, alla faccia, l'ho visto il carro armato, sta là, Non ho capito se ci sta aspettando o... Aspetta, perché sta in quella posizione? Ah, aspetta, forse faccio così e faccio prima, guarda. Aia. Sta anche sparando, Vai. Ok. Abbiamo fatto presto. Questo è il carro armato, ragazzi. State tranquilli. Ok, spostiamo un po' sti massetti qua. Secondo me ce la facciamo, vai. Aspetta. Veloce. Vai. Perfetto. Fa rotolare quelle ossa. Ma quale ossa? Vai. Dove siamo? Un bello acquario. Ah, pensavo che lo prendessi meglio. Ah, io li odio questi. Perché non muoiono mai e poi danno l'energia agli altri. Che c'è qua? Prendi questo. Forza, cadete qua. Ma dove cavolo uscite, ragazzi? Scusa, dal cielo cadete. Ah, ho capito, devo stare attento perché sennò la bomba poi scoppia. Ok, si è aperto il barco. Mazza che puzza. Vai da quest'altra parte, scendo. Vado tranquillo, Saliamo poco di livello però, Molto poco di livello. Ok, altra porta. Porca miseria. Allora, qua penso che c'è solo dell'oro. C'è solo dell'oro, ok, vai. Che è sta cosa qua? Aspetta, qua c'è un tizio. Aspetta un attimo perché voglio vedere prima se c'è qualcosa. Ok, non c'è niente, vai. Beh, hai praticamente sconfitto il mio esercito, quindi direi che addio. Addio cosa? Oh, ed ecco delle candele speciali da mettere sulla tua enorme torta. Porta i miei saluti a Kals. Ah, se lo incontriamo certamente. Ok ragazzi, quindi anche questa parte l'abbiamo completata. Siamo arrivati a 4 su 8 pian pianino. Stiamo cercando naturalmente di raccogliere tutti i vari ingredienti. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel like, un bel commento. Fatemi sapere la vostra se vi sta piacendo questa serie. Spero come sempre questo video vi sia piaciuto. Non vi ricordo sempre di commentare se mi mette un piacere. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.